Buonasera, ben trovati, nuova puntata di RTTR Volley. Rispetto a 7 giorni fa abbiamo da raccontarvi 2 vittorie, prima in esterna contro Latina e poi ieri a Trento contro Piacenza. E questa sera con noi c'è il fisioterapista che da Piacenza proprio arriva, una lunga carriera, Alessandro Russo. Buonasera, buonasera, benvenuto. Buonasera a tutti. Alessandro, anzitutto ti chiedo che partita hai visto ieri sera contro una squadra che conosci molto molto bene, perché tu hai lavorato con loro per tanti anni prima di arrivare a Trento quest'anno, in questa stagione. Ho visto una partita positiva da parte nostra. Arrivavamo da comunque una buona serie di partite, una condizione fisica comunque buona, con qualche acciacchetto, ma tuttavia siamo riusciti a partire forte, cosa che non era nelle nostre corde ultimamente, e siamo riusciti poi a mantenere questo binario che ci ha portato poi a una vittoria, seppur sofferta nell'ultimo set, ma sempre una vittoria da 3 punti. Ecco, questa sera con te mi piacerebbe cercare di analizzare più il gioco dal punto di vista proprio fisico, non tanto dei risultati, come facciamo magari di solito con i giocatori. E proprio per questo ti chiedo, le difficoltà che hanno avuto a inizio stagione in Granari, ragazzi, sono determinate da fattori più fisici o da fattori più mentali? Ma io credo che un insieme di tanti fattori. Sono arrivati ragazzi dalle esperienze con le nazionali, alcuni anche con qualche piccolo problemino. Per esempio Kozamernik è arrivato con una distorsione importante alla caviglia. I ragazzi italiani hanno fatto una non-stop durante tutta l'estate. Hoge è arrivato 2 giorni prima della Supercoppa. Kovacevic è rientrato abbastanza alla svelta della nazionale. Comunque anche lui durante tutta l'estate aveva giocato parecchio. Eder, anche egli arrivava dalla nazionale verde-oro. Quindi penso che poi un agglomerato di nuovi giocatori, magari i primi risultati che stentavano ad arrivare, sia un meccanismo mentale si è instaurato, sia che poi quello fisico che ci va dietro comunque. Approfondiremo magari lo stato dei singoli giocatori nel corso di questa nostra puntata, intanto andiamo a vedere il primo servizio, quello che ci racconta della partita contro Piacenza. Gran trascinatore con i suoi 17 punti personali, ma stavolta è tutta la squadra di Trento a convincere con una prestazione corale. La Dietek si impone al Palatrento per 3-0 su Piacenza. Gli emiliani, forti di 5 vittorie consecutive, cercavano di avvicinare proprio i trentini impegnati nel testa a testa a distanza con Verona per il quarto posto. Rimangono invece travolti dal gioco degli uomini di mister Lorenzetti. Il tecnico schiera per la quarta volta la formazione a tre schiacciatori, con Lanza falso opposto e Vettori in panchina, e stavolta tutti e tre ci mettono del loro per arrivare al risultato auspicato. 2-7 di assoluto dominio per i padroni di casa, senza mai uno scambio di affanno, chiusi al 22 e al 19, che permettono a Trento di mettersi via il primo punto utile di serata. Nel corso del match Lorenzetti lascia spazio anche a Vettori, che entra nei finali di set. Succede anche nel terzo, quando Trento ha l'unico momento di equilibrio precario. Dopo essere andata sotto 2 volte nel corso del parziale, che gli emiliani cominciano spingendo fin dalle prime battute, la possibilità di chiudere sul 24-22 viene sprecata per 2 volte di fila dalla squadra di casa. Piacenza recupera e a sua volta avrebbe la possibilità di andarsi a prendere il set e di riaprire l'incontro. Fortunatamente per i gialloblu nemmeno Marshall e compagni sono cannibali e Trento alla terza possibilità chiude i conti 27-25. La Dietek chiude con 9 block, 3 ace e il 58% di squadra in attacco. Migliore in campo il canadese Nicolas Hoge, che come detto firma ben 17 punti personali, 12 ne segna Kovacevic, 8 Lanza. In crescita soprattutto il servizio, in particolare quello di Eder, sempre micidiale, e di Lanza stesso, che sembra aver trovato maggiore sicurezza rispetto alle ultime prove del campo. Decisiva anche la prova solida di Simone Giannelli, che sta prendendo confidenza con questo schema non convenzionale. Prima di andare a sentire i commenti dei protagonisti di questo match e di andare a vedere anche cosa è successo sugli altri campi, con Alessandro Russo gli chiedo, durante le partite, qual è il tuo ruolo? Tu siedi in panchina, che cosa fai, cosa guardi, a cosa stai attento? Guardo un po' anche la partita. Ce la fai, sì. Sì. No, cerco di stare attento se dovesse succedere qualcosa ai ragazzi, intervenire il prima e il meglio possibile. Noi ieri ti abbiamo spiato durante la partita con Piacenza, dovremmo avere anche delle immagini.
prima della partita, loro giustamente si scaldano, si preparano, come funzionano? Sanno già cosa devono fare, hanno dei lavori differenziati a seconda del momento che stanno vivendo? Solitamente il riscaldamento pre-partita è lasciato libero, i ragazzi si conoscono, sentono magari qual è la parte del corpo che devono riscaldare di più, che devono allungare di più. Io sono a disposizione in quei frangenti pre-partita, nel caso in cui qualcuno dovesse sentire qualcosa di particolarmente diverso dall'usuale, e cercare di intervenire per rimediare il prima possibile, insomma. Ne approfitto subito per chiederti di Daniele De Pandis, che abbiamo visto tornare in campo dopo un'operazione al menisco veramente a tempo record, merito anche, immagino, del lavoro di fisioterapia che è stato fatto con lui. Io credo che il merito principale sia stato il suo, perché si è impegnato tanto, ha lavorato duro nei giorni immediatamente dopo l'intervento. Grande merito degli ortopedici De Luca e Benigni, che comunque sono intervenuti nella maniera migliore possibile, e tanta tanta costanza di lavoro. Come funziona? Ogni fisico è a sé stante, tu devi studiarlo un pochino prima di riuscire a capire come lavorarci, immagino. Sì, ogni giocatore ha le sue esigenze, le sue caratteristiche, quindi valutiamo insieme allo staff medico quelle che possono essere le difficoltà, i punti di forza, i punti deboli, cerchiamo di lavorarci insieme anche al preparatore atletico e ai tecnici nel miglior modo possibile. Ma ci sono degli acciacchi tipici, diciamo così, di ogni ruolo o di ogni giocatore, insomma, dello sport? Ma diciamo che nella pallavolo gli infortuni più frequenti sono di tipo traumatico, le distorsioni di caviglia. Sono i giocatori che, scendendo da muro, spesso incozzano contro i piedi di compagno o di avversari. Gli infortuni alla spalla, perché chiaramente è un'articolazione messa tanto sotto stress. E molto molto famoso è la tendinite del saltatore del ginocchio, al quale i giocatori di pallavolo sono chiaramente esposti. Con loro fai anche lavoro di prevenzione, immagino. Certo, noi abbiamo la possibilità di lavorare ogni giorno prima di allenamento con tutti i vari protocolli di prevenzione. I giocatori sanno quali sono i loro esercizi, vengono seguiti da me, dal preparatore atletico, e hanno un periodo di tempo permesso dall'allenatore per poter lavorare in prevenzione a quelli che sono i loro punti deboli. Interrompiamo un attimo la nostra chiacchierata e andiamo a sentire invece i commenti del MVP di ieri sera, ovvero di Nicola Soga e Dan Zinger, e poi mister Lorenzetti. Specialmente il primo set, secondo me, è molto importante, perché noi abbiamo l'abitudine di cominciare un po' slow. Allora è molto importante di cominciare la partita con un buona ricezione e attacco. E dopo, questa partita è una grande partita di squadra, perché ancora la formazione è molto diversa che noi facciamo abitualmente. Allora, bravo a Vettori e Pippo, perché loro non giochiamo nel loro posto, e allora è difficile per Vetto. È entrato, ha fatto un buon lavoro in muro, anche in battuta, allora è difficile per loro due. E abbiamo fatto un passo avanti con questa cosa, perché nel passato ci sono momenti dove caliamo il nostro gioco, invece stasera l'abbiamo tenuto benissimo, soprattutto nella fase break. Buona prova anche a muro, stavo guardando i tabellini. Anche, cioè, abbiamo messo tanta pressione non solo in muro ma anche nella difesa, che ci aiuta per fare un buon controattacco o di fare anche break importante. Non ti riguarda direttamente, ma sono quattro partite che vediamo questa formula con tre schiacciatori. Come vi trovate? Sembra giocare con più continuità la squadra? Piano piano stiamo trovando un ritmo giusto, anche con l'ingresso di ogni giocatore. Quando ci serviamo un cambio, danno l'energia, danno qualcosa e fanno i punti importanti, quindi c'è sempre sicurezza in campo ma anche fuori dalla panchina. Siamo contenti anche perché l'abbiamo fatto di fronte a una squadra che ci insidiava il quinto posto. E avevamo chiesto di essere umili, di non guardare in alto, ma insomma che questo era uno spareggio per il quinto, poi dopo quel che sarà, sarà. E per come siamo partiti, il quinto è un bel posto, non per la partenza dell'estate ma per dove ci eravamo cacciati, e adesso dopo tutto questo lavoro metterlo in discussione sarebbe stato pesante. Non che ancora non è in discussione, però abbiamo messo un bel gap. Dopo mi sembra che la partita i ragazzi l'abbiano interpretata bene, e ovviamente delle situazioni di difficoltà l'abbiamo avuto, perché di fronte, insomma, avevamo una bella squadra con dei giocatori. All'inizio il nostro distacco è stato anche frutto di qualche errore loro, poi dopo la partita si è messa sui binari di parità, abbiamo avuto dei buoni momenti di battuta, abbiamo sofferto come sempre i cambi palla con la flotte, però insomma sono contento perché soprattutto
i ragazzi mi sono sembrati tranquilli e soprattutto sono andati anche al di là di qualche errore anche abbastanza grave, sono andati là e anche in quest'ultimo set, dopo aver avuto il set in mano col cambio palla, averlo sprecato con una palla a mezzo punto e poi essere andato su, poi dopo insomma i ragazzi ci sono stati e per noi insomma è un passettino, non è il solito discorso, non è la cosa più bella del mondo, però per noi è tanta cosa, perché sappiamo che adesso mi sembra che su 15 partite, le ultime 15 partite, no, le ultime, cos'è, da Latina in casa, 15 o 16 partite, le abbiamo perse due, insomma è vero che non siamo bellissimi, ma qualcosa questi ragazzi stanno facendo. E andiamo a vedere cosa è successo anche sugli altri campi. L'anticipo di lusso tra Perugia e Civitanova giocato sabato, finito 3-1 per gli Umbri. Monza-Verona 1-3, Trento-Piacenza l'abbiamo appena visto 3-0, Modena-Vibo-Valencia 3-2, Ravenna-Latina 3-0, Sora-Milano 0-3, Padova-Castellana-Grotte 3-0. Con la classifica che vede sempre più saldamente in testa Perugia, quota 60, Civitanova 53, Modena 51 punti, Appaiato è quota 42, Verona e Trento, 37 punti per Milano, 35 per Piacenza e Ravenna, 33 per Padova, Monza 22 così come Latina, 13 punti per Vibo Valencia, 10 Castellana Grotte e 7 per Sora. Tu Alessandro, quanto segui il gioco dal punto di vista appunto delle classifiche, ti piace anche la pallavolo? Ti sei poi appassionato a questo sport, anche se il tuo lavoro è più medico, diciamo? Sì, direi che dopo tante stagioni, tanti anni, ho iniziato anche a appassionarmi a questo sport che prima di iniziare a lavorarci non conoscevo. Potevo guardare le partite come la maggior parte degli italiani, magari la nazionale, certo, durante le Olimpiadi, però non seguivo il campionato, è stato un evento casuale. Però lavorandoci è uno sport che mi ha appassionato e mi è piaciuto. Il tuo cammino qual è stato? Hai studiato fisioterapia perché ti interessava il corpo e curarlo e soprattutto lo sport, immagino. Sì, io sono sempre stato uno sportivo, giocavo a pallone, però a calcio, non a pallavolo. E un modo per rimanere nell'ambito sportivo poteva essere quello della fisioterapia, seppur ha tante sfaccettature. Ho avuto la fortuna poi di incappare nel mondo della pallavolo e poi sono stato bravo, diciamo, a mantenere il posto. Ho avuto la fortuna che nella mia città c'era una squadra di alto livello e quindi sono potuto entrare nello sport di alto livello. Parlo per sentito dire, perché ovviamente non sono laureata in fisioterapia, ma dicono che sia piuttosto già difficile come corso di laurea. In più, quando tu scegli una specializzazione devi imparare altre cose? Certo, certo. Anche se dal mio punto di vista poi l'esperienza è quella che fa la differenza. Nel senso che quando ho incominciato con la pallavolo avevo appena finito di studiare e ogni stagione che è passata mi ha dato la possibilità di imparare qualcosa di nuovo, di rapportarmi con figure professionali diverse e da ciascuna di queste figure imparare qualche cosa. Hai fatto 11 stagioni a Piacenza, proprio la formazione, sì, che abbiamo visto ieri, non l'hai vissuta insomma come un qualsiasi spettatore, dici la verità, adesso che abbiamo vinto puoi dire quello che hai pensato. Ah, direi che ieri è stato abbastanza facile perché ormai mi sono abituato, okay, a essere qua a Trento, stare bene qua a Trento. È stato peggio fare l'andata a Piacenza. L'andata a Piacenza è stata un pochettino più emozionante. Sono stato accolto in maniera eccezionale, no? Mi hanno fatto un regalo davanti a tutto il pubblico, sono stato applaudito, una cosa che non mi aspettavo ed è stato emozionante. Qua a Trento invece ormai mi sento a casa, perciò direi che è stato meno difficile. Perché dopo 11 anni un professionista sceglie di cambiare team, di cambiare squadra, di cambiare vita, perché hai cambiato anche città? Certo, ma una motivazione è sempre a migliorarsi, quello sì. Ho avuto la possibilità in passato di trasferirmi da qualche altra parte e per un motivo o per l'altro non avevo mai scelto di accettare. In questo caso mi trovavo a essere richiesto da una società che comunque in Italia è una tra le migliori in assoluto, negli ultimi 10 anni penso sia la migliore. E comunque da uno staff che conoscevo, in un palazzetto che ho sempre temuto e che mi è sempre piaciuto venire a visitare, e quindi ho deciso di accettare. Come funziona il tuo rapporto con i tre allenatori? Insomma, loro ti chiedono, per esempio, per De Pandis, ti chiedono può giocare, come sta, lo chiedono a te, lo chiedono al medico, come funziona il vostro rapporto? Fortunatamente ho un ottimo rapporto con il medico, ci interfacciamo quotidianamente. Prendiamo le decisioni insieme e gli allenatori sono informati quotidianamente sullo stato di salute dei giocatori.
non c'è tanto bisogno che mi chiedano può, perché io comunque li aggiorno quotidianamente, loro sanno come sta, sanno quello che secondo me può fare o non può fare, e poi insieme si decide con quelli che sono i carichi di lavoro, insomma. Il rapporto con gli atleti invece com'è? Sono un pochino maniacali loro sulla loro forma, piccoli acciacchi? Ne ho conosciuti di ogni tipo, okay. Di atleti, no? Ci sono quelli che magari vogliono essere trattati assolutamente per primi, perché poi devono andare a casa, devono cenare, devono fare la spesa. Ci sono quelli che invece vogliono essere lasciati per ultimi, per fare il lavoro con calma. C'è gente che gli piace essere trattata il giorno prima della partita, in albergo. Altra gente che invece vuole essere lasciata stare. Di tutti i tipi. Però io devo essere sincero, in 12 anni di Serie A non ho mai avuto un problema con un atleta. Ho sempre trovato delle persone corrette e disponibili. C'è un po' di scaramanzia anche in tutto questo. C'è tantissima scaramanzia. Io sono uno dei più grossi scaramantici della faccia della terra, e certi giocatori mi prendono anche in giro per questo. E c'è qualcuno, senza fare anche nomi, se non te la senti, che ha un po' di dolorini immaginari a volte? Ma più che immaginari, c'è certa gente che ne sente di più di altri, perché magari ha una sensibilità al dolore più elevata, più specifica, e quindi si lamenta un po' di più degli altri, ma bisogna insomma saperci avere a che fare e riuscire a rassicurarli, o comunque capire bene se il dolore è di origine affaticamento piuttosto che qualcosa di più serio, insomma. Tutti questi viaggi, queste trasferte, adesso andremo a vedere anche il servizio sulla partita contro Latina, giocano ogni 3 giorni, ma non solo, fanno anche dei lunghi viaggi in treno, in aereo, in pullman, influiscono un po' sulla loro forma fisica, sui loro piccoli acciacchi di cui dicevamo? Certo, sì, le trasferte, soprattutto i lunghi viaggi in treno, in pullman, in aereo, portano fatica, perché fa fatica gente come me, come gli allenatori, che comunque devono solamente stare dietro la squadra e non devono allenarsi. Oltre alle partite, loro devono metterci dentro delle sedute di allenamento tecnico e delle sedute di allenamento pesi. Non si può pensare solo al domani, ma bisogna pensare ai periodi che vengono, quindi noi dobbiamo già iniziare a preparare l'ultima parte di stagione. Perciò può capitare che magari si fanno degli allenamenti un pochettino più duri, che lasciano più strascico di altri. I giocatori lo sanno, i ragazzi vengono informati, è normale che qualche piccolo acciacco di percorso possa succedere, insomma. Al momento possiamo dire che stanno abbastanza bene tutti quanti? Abbiamo avuto momenti decisamente peggiori. Ieri erano tutti disponibili, perciò quando io guardo gli allenamenti e non ho nessuno da trattare, vuol dire che va tutto bene. Interrompiamo un attimo la nostra chiacchierata con Alessandro, andiamo a vedere il servizio sulla partita vinta a Latina dai ragazzi di Lorenzetti. Alimentazione diesel per la Dietec, che a Latina supera la Taiwan Excellence 3-1. Lanza e compagni iniziano col freno a mano tirato, perdendo il primo set 25-21, poi si scaldano col passare dei minuti e portano a casa i successivi 3 parziali 20-25 e poi 18-25, 18-25. Da cardiopalma soprattutto il terzo set, con i padroni di casa avanti 13-9. Bravi ragazzi di Lorenzetti a rimettersi in carreggiata dopo 2 timeout presso che consecutivi chiamati dal coach, che ha schierato di nuovo il modulo a 3 schiacciatori all'inizio della partita, inserendo poi Vettori proprio nel terzo parziale. Quando si perde un set è solo di merito tuo, c'è anche l'avversario che ha difeso tanto, però sicuramente il nostro attacco non andava, il braccio non andava, prendevamo murate e dopo qualcosina è cambiato, loro hanno continuato a difendere, però hanno subito un pochettino in ricezione, è sottile, che non lo so, contro di me fa sempre delle gran partite, no, le fa spesso, è riuscito, insomma, ha fatto un pochettino più fatica a orchestrare un cambio palla che a inizio partita era veramente micidiale. È la situazione attuale nostra, dove delle carenze le abbiamo, e cerchiamo un po' di mescolare le carte, cercando di mettere a turno dentro delle cose che sappiamo fare meglio, cercando di nascondere quelle che sappiamo fare meno bene e cercare di essere integrati durante il set. È una strada non facile, secondo me sicuramente non era la strada che né io né la società voleva, però bisogna provarle tutte, io le sto provando, non è che uno ha in mano la bacchetta magica, tanto meno io, però le sto provando e andiamo avanti, insomma. Comunque i ragazzi stanno rispondendo presente a questo modulo, nel senso, come disponibilità, sia Pippo sia Vetto, che sono per un verso o per l'altro i 2 più sacrificati, e questo va a merito loro, va onore a loro
in qualità di professionisti e di persone. Adesso abbiamo ritrovato la vittoria dopo un paio di sconfitte, bisogna vederla così, in questo modo, non ci sono altri modi in cui vederla. Il primo set fa parte del gioco, c'è chi ha perso 3-0 qui e noi invece siamo riusciti a vincere 3-1, credo che sia grosso merito nostro. Mi metto a servizio della squadra, mi trovo bene finché la squadra vince e nel momento di difficoltà cerco di imparare dagli errori e andare avanti e provare a trovare il successo come stasera. Tra i migliori, Zinghe, l'MVP della partita, con il 75% in primo tempo e 4 muri, Hug e Kovacevic. Torniamo in studio con Alessandro. Una curiosità, quando tu vedi giocare, anche non so, quando guardi i video degli avversari, riesci a capire se qualcuno ha un po' di male alla spalla, alla gamba? Perché magari non ce ne rendiamo conto, ma ci si muove in maniera diversa quando si ha un leggero dolore da qualche parte. Ogni tanto sì, gli allenatori mi chiedono, guarda se questo secondo te ha male alla spalla, secondo te ha qualche problema. Sì, qualche compenso si può notare, certo. Tu quest'anno hai una squadra piuttosto giovane, fatta eccezione per un paio, ma comunque sono tutti molto giovani, hai lavorato anche con giocatori molto più in là con gli anni. Cambia il fisico di un atleta e il tuo lavoro di conseguenza? Sì, cambia il fisico dell'atleta perché volente o nolente, con il passare degli anni diminuisce un po' la reattività, l'elevazione, la forza muscolare. Il mio lavoro cambia, ma deve cambiare il lavoro dell'atleta, su come rapportarsi sul proprio fisico e sul proprio stile di vita. Ci sono certi giocatori come Papi e Zlatanov che si sono mantenuti comunque ad alti livelli fino alla fine perché sono stati in grado di cambiare il loro modo di giocare, il loro modo di allenarsi. A Trento sono diligenti, diciamo che hanno voglia di migliorarsi, di allenarsi e anche di fare esercizi che magari apparentemente non danno subito i frutti di un allenamento sul campo. No, sì, questo posso dire assolutamente, che sono dei ragazzi che sono volenterosi, si applicano, ascoltano quello che gli si dice e hanno voglia di lavorare. Andiamo a vedere l'ultimo servizio di oggi, parliamo dei prossimi impegni della squadra perché sarà una settimana davvero molto importante, torna la Champions, la sfida di mercoledì sera, appuntamento al Palatrento e poi c'è una trasferta sempre molto sentita, sentiamo. Si riparte dalla Champions League per Trento, attesa ad una settimana davvero ostica sul campo, anzitutto quello amico in una sfida che varrà il primo posto nella Pool E. Al Palatrento, mercoledì 14 febbraio, ore 20:30, arriva lo Zaxa, unica squadra a battere Trento in questa prima fase a gironi del trofeo, a un punto appena proprio dalla formazione di mister Lorenzetti nella mini classifica di Pool, penultima occasione valida per mettere in cassaforte punti. Nell'altro match del girone, in programma alle 19 in Turchia, l'Izmir riceve il Nolico Maseik. Segnaliamo anche nella Pool A le partite che vedono scendere in campo le altre due formazioni italiane ancora in corso per il trofeo. Martedì 13 febbraio, ore 20:30, la Lube Civitanova gioca sul campo del CNAC Roselar. Giovedì 15 febbraio, sempre alle 20:30, al Pala Evangelisti di Perugia, arriva il Fenerbahce Istanbul. Domenica 18 febbraio, spazio invece alla Superlega, con la decima giornata di ritorno. Non sono previsti anticipi né posticipi su tutti i campi, il fischio d'inizio è alle 18. Big match di giornata, senza ombra di dubbio, quello del Pala Panini. Modena contro Trento, derby dell'A22 che sempre scatena scintille, specie ora che saranno tantissimi gli ex a trovarsi faccia a faccia, a partire dalle panchine di Stoicev Simoni, Lorenzetti Petrella. In tabellone poi Castellana Grotte Perugia, Civitanova Verona, Latina Monza, Vibo Valencia Ravenna, Milano Padova, Piacenza Sora. Siamo in chiusura, il tempo delle ultime curiosità in compagnia del fisioterapista della Dieteca Alessandro Russo. Come funziona la tua giornata? Puoi svelarcela? Cioè, segui sempre gli allenamenti, stai sempre con loro, in più ti fermi dopo, quindi è ancora più ricca di quella dei ragazzi quasi. Diciamo che io sono a disposizione loro tutta la giornata, quindi quando ci sono le sedute di allenamento sono là un'ora e mezza prima a fare i trattamenti preventivi e poi un'ora e mezza dopo la fine degli allenamenti per fare i trattamenti di chiusura allenamento. Che cambiano in base ovviamente a... Cambiano in base alle problematiche che ci sono durante quegli stessi allenamenti e cambiano in base ai periodi di carico degli allenamenti, certo. E durante le mattinate in cui loro non hanno allenamenti solitamente si lavora con prevenzione o con gli infortunati, insomma. È un lavoro che consiglieresti? Non è facile a vederti, insomma, non, devi riuscire a sapere un sacco di cose, adattarti a fisici anche molto diversi tra loro. È un lavoro che consiglierei assolutamente, è un lavoro in cui bisogna comunque continuare a studiare perché bisogna sempre tenersi aggiornati e continuare a imparare cose nuove.
Questo lavoro ti permette comunque di imparare tante cose perché hai a che fare tutti gli anni con tanta gente differente, con tante problematiche differenti. Cambiassi sport, cosa ti piacerebbe seguire? Ah, io sono appassionato di calcio, quindi sicuramente andrei sul calcio, ma la pallavolo mi è piaciuta tanto da quando ho iniziato a lavorarci. I ragazzi imparano a conoscersi meglio facendo la fisioterapia, ti chiedono cos'è questo, perché manipoli in questo modo, possono fare anche qualcosa da soli, i compiti a casa? Sì, assolutamente devono fare compiti a casa, gli esercizi sono fondamentali. L'autotrattamento secondo me è comunque gran parte del merito della riuscita della terapia, è l'autotrattamento. E i ragazzi sì, sono informati, chiedono e vogliono sapere che cosa gli si sta facendo o perché glielo si sta facendo, ed è una buona cosa insomma. Si fidano anche? Devono fidarsi, è giusto che imparino a fidarsi. All'inizio non è facile, ma poi dopo bisogna. Grazie Alessandro Russo per la tua disponibilità, buon lavoro, buona proseguimento di stagione. Noi ci fermiamo qui per questa puntata di RTT Arvale, e a seguire, se volete rivederla, c'è la partita contro Piacenza, vinta da Trento ieri 3-0. Ci vediamo tra 7 giorni, lunedì prossimo 21:30. Ciao!